Ma subito ho voluto, ecco, ringraziarvi per il lavoro che svolgete quotidianamente nel nostro territorio e devo dire che questa proposta è stata rinviata per motivi di servizio lo scorso Consiglio Comunale, ma devo dire che tanti sono stati i risultati che voi avete ottenuto nell'ultimo periodo e per questo dico questa delibera va ampliata. Vorrei solo ricordare alcune operazioni che avete compiuto negli ultimi mesi o nell'ultimo anno, comunque si parla di 24 arresti a Santa Margherita. Vorrei ricordare un'operazione importante che avete compiuto arrestando un soggetto che attraverso quella che viene identificato come la truffa degli specchietti aveva aggredito un uomo di Santa Margherita e che prontamente avete arrestato. E in ultimo, e certo non per ordine di importanza, vorrei ricordare che i carabinieri di Santa Margherita in meno di 48 ore hanno, non più tardi di 20 giorni fa, individuato e identificato i due autori del gesto di danneggiamento nei confronti della statua di Giuseppe Damasio di Lampedusa posta in piazza Matteotti. E allora io devo dirvi che sono onorato di presiedere questo consiglio e di dare atto dell'importante lavoro che voi svolgete a Santa Margherita, un lavoro che viene riconosciuto non solo da noi, ma devo dirle, comandante, che in questi giorni ho avuto modo di parlare con tanti cittadini di Santa Margherita che hanno apprezzato e apprezzano questo gesto del Consiglio Comunale perché hanno nei vostri confronti un pensiero assolutamente positivo. Vi ringraziano per tutto quello che fate giornalmente e quindi è la città di Santa Margherita che stasera vuole rendervi onore e convenire questo incontro. Detto questo io per ora vi taccio e chiedo se ci sono consiglieri che se vogliamo parlare o di Messina in questo caso. Prego, signor Presidente, sì. Volevo mettere una parte che possibilmente ci sono consiglieri Giorgio Pinterocina e assente per il Consiglio Comunale e il consigliere Dario Alfano per motivi di lavoro. Si associano all'incomio comunque che stasera stiamo tutti volgendo e non ci carabinieri l'avevano comunicato allora prendo occasione pure io per dirvi della vicinanza del consigliere Marco Francesco Valenti che non è potuto venire per motivi di famiglia. Poi ho sentito non più tardi di un'ora fa Don Filippo Barbera che ho invitato chiaramente ad essere presente, il quale dice che era fuori a Castelvetrano per un incontro religioso e quindi si scusa con voi e come dire, vi saluta. Credo che poi altri consiglieri non ne manchi. Prego, consigliere Sindaco. Presidente del Consiglio, consiglieri comunali, io ritengo da sindaco di essere veramente questa sera onorato di vivere con voi questo momento condiviso da tutti. Io questa sera più che in altre occasioni mi sento il sindaco dell'intera città di Santa Margherita, mi dice che è una maggioranza e una opposizione, ma che è interprete di un sentire comune che è quello di essere qui in questa sala che non a caso è intestata al giudice Livatino in quest'aula consigliare per ribadire ancora una volta con forza che noi vogliamo essere dalla parte giusta, che Santa Margherita di Felice e questa comunità si scommette perché vuole portare il proprio contributo per far sì che si maturi e si comprenda ancora di più l'importanza che questo presidio di legalità ha nei nostri paesi, ha nella nostra comunità. Per cui io ritengo questa sera di fare un plauso al Consiglio Comunale, fare un plauso al sentire comune dei cittadini di Santa Maria di Felice. Per avere voluto questo incontro e per avere voluto appunto che l'amministrazione comunale, che la città
si incontrasse con l'arma dei carabinieri e con chi l'arma dei carabinieri rappresenta nella nostra comunità. Vedete, noi viviamo, e voi lo sapete meglio di noi, un'epoca difficile, un'epoca dove purtroppo tanti valori si sono persi, e ritengo che l'arma dei carabinieri, in una società dove ormai non si, le parole non valgono più, perché le parole sono desuete, tanti dicono che è facile parlare, ma che poi spesso alle parole, non seguendo i fatti, si è stanchi anche delle chiacchiere e delle parole. Allora io ritengo che oggi è un periodo nel quale non si parla con le parole, ma si parla con i gesti, si parla con l'esempio. Ormai la gente, i cittadini, hanno bisogno di esempi positivi, non di chiacchiere, non di promesse, non di cose che si dicono e poi non si fanno o non si avvengono. Allora ci vuole l'esempio. E allora chi ha scelto di misurarsi, come avete fatto voi, che ha sposato questa causa di essere presidio di legalità, di essere un porto sicuro, di essere coloro i quali tutti i giorni per le strade cercano di mantenere una convivenza civile. Chi come voi dà un grande esempio di quel senso del dovere che oggi abbiamo smarrito, perché il vostro è il dovere vero, il vostro è il dovere nell'accezione kantiana e non illuministica, perché poi con l'illuminismo c'è il dovere, si ferma laddove il dovere è giusto, e tante volte questa è la scusa appunto per non fare ciò che va fatto. Allora, voi che invece del dovere, del senso del rispetto, del senso della gerarchia siete degli esempi, voi che avete una storia ormai di 200 anni e passa, se nel 1814 siete nati, oggi penso che per questa società smarrita, per questa comunità, siete sicuramente un faro ed un esempio per la comunità investigativa che è avanti, in silenzio. Vedo girare con questa macchina, ma che no, girano, ma tranquillamente in quel giro c'è tanta osservazione e tanta comprensione di ciò che accade in una piccola comunità come Santa Margherita Felice. Questo primo impegno, che è l'impegno contro il malaffare, che è l'impegno contro la criminalità organizzata, che anche in un paese come tranquillo come sempre Santa Margherita si bisogna, penso, sempre essere vigili e attenti, e di questo impegno a fianco dei giovani per cercare di portarli sulla giusta strada. Noi viviamo tutti i giorni il problema della droga in parte, ma penso anche dell'alcol, che comincia a essere una cosa che viviamo nella nostra comunità. Basta pensare ai qualche gesto di consulto che avviene ai sabato sera movimentati, per renderci conto che allora lì dobbiamo intervenire anche con la vostra presenza per dissuadere coloro i quali invece cercano di fare veicolare e sentimenti certamente negativi. E allora questa vostra lotta anche in difesa del patrimonio, in difesa del patrimonio, furti, rapine, questo presidio per noi è un presidio caro, per quello che dimostrate. Noi vogliamo come inculcare, iniziando dalle scuole, lo facciamo quando capita, e poi questo è un paese dove io vi dico sono onorato di essere sindaco, perché questo è un paese che anche su questioni difficili, non posso essere una manifestazione di libera, riempie le piazze, per cui la gente ha scelto, non ha dubbi. Ormai le persone hanno capito da quale parte stare, dicevo, dalla parte della legalità, dalla parte dello Stato, e anche questo vuoi fare. Siete questo 3 milioni di uno Stato che per certi versi oggi noi percepiamo lontano, certe volte, oltre che lontano, proprio non lo percepiamo in maniera negativa per tutte le cose che leggiamo sui giornali, per tutte le difficoltà che ci sono, e per quanto da volte il mondo oggi la politica sembra distante per i problemi dei cittadini. Allora voi invece avete anche questa funzione, voi rappresentate nelle comunità la vicinanza tra l'istituzione e il cittadino,
E oggi io posso dire che veramente quello che magari 20 anni fa, 100 anni fa si percepiva, che non tutti quando vedevano una divisa sorridevano, non tutti quando vedevano una divisa pensavano che c'era un nemico a cui potessi rivolgersi e qualcuno appunto che spendeva la propria vita rischiando anche personalmente, e noi sappiamo, la storia ci insegna di quante cadute ci sono state nell'arma dei carabinieri proprio per cercare di difenderci e tutelarci. Allora io penso che questa sera noi stiamo facendo non solo una cosa giusta, ma stiamo dimostrando il riconoscimento e la gratitudine di un'intera popolazione. Io ritengo che questa sera, al di là dell'arresto, e vuole essere un segnale di riconoscimento ai nostri carabinieri per tutto quello che fanno giornalmente, per come giornalmente sono a fianco della città e delle istituzioni. Io penso che questo sera noi dobbiamo ancora di più sancire questo patto già un'istituzione che vuole combattere il malaffare e che fa della trasparenza un principio essenziale del proprio impegno politico e sociale, di un consiglio comunale che ha fatto questa scelta, come ha fatto la scelta di Latino, che certamente ha una sensibilità particolare e lo dimostra giornalmente per come in questo Consiglio Comunale si opera, perché al di là della politica che divide, al di là delle questioni locali su cui si può essere più o meno d'accordo, ma io penso che questo Consiglio Comunale sui grandi principi, come possono essere quelli appunto della legalità e della trasparenza, ritengo, appunto, come dicevo all'inizio, io mi sento il sindaco dell'intero Consiglio Comunale senza diversificazione alcuna tra minoranza e maggioranza. Noi ci possiamo dividere sulla gestione delle cose, sul fare prima una cosa, sul fare un'altra, se è fatta bene, però sui grandi principi come quello della legalità noi siamo tutti uniti e vogliamo che questo messaggio veicoli comandarle anche all'esterno. Santa Margherita non ha titubanze, Santa Margherita ha scelto sin da subito di essere a fianco non solo dei carabinieri, ma tutti coloro che combattono giornalmente una battaglia di civiltà e di legalità. Per cui le istruzioni, per qualsiasi cosa, sappiate che sono sempre al vostro fianco di giorno e di notte, e anche viceversa, perché noi sappiamo appunto l'impegno che voi giornalmente dimostrate per questa città e l'amore che avete per questa nostra comunità. E allora io vi dico che stiamo facendo una cosa giusta, che stiamo facendo una cosa doverosa, che il giusto riconoscimento dei vostri sacrifici, al vostro spirito di abnegazione, al vostro senso del dovere. È una serata, penso veramente, dove si dimostra ancora una volta un paese attento, solidale e civile. E allora la saluto io con questa, non voglio, saluto Tanino che arriva di tardo, però era giustificato, il nostro vice sindaco che ha portato Santa Margherita a Palermo in un convegno, culturale. Detto questo, io vi auguro veramente che possiate avere anche le vostre giuste soddisfazioni per il lavoro che fate, che possiate progredire nella vostra carriera. Sappiate che Santa Margherita vi è amica, vi è sinceramente amica. E allora io penso di concludere dicendo viva l'Arma dei Carabinieri, viva Santa Margherita e perché no, viva l'Italia. Responsabile di 9 furti di comunicazione perpetrati nell'agosto 2015 nei comuni di Montevaro e Santa Margherita di Felice, mostrando sempre nell'esercizio del proprio servizio spiccata professionalità, impegno e senso del dovere a tutela dei cittadini e della legge dello Stato. Santa Margherita di Felice, e la data è quella odierna.